Benvenuti, vediamo questo tutorial di creare un effetto sfumatura dal bianco e nero a un colore per ricreare, vedete, un'immagine di questo tipo a questo, vedete? O così, vedete che abbiamo la parte qui, dalla parte destra un po' più di colore, meno di qua, oppure vedete all'inverso, un po' più di colore da questa parte e meno da questa parte. Ora, cominciamo subito, duplichiamo il nostro sfondo, Ctrl J, e adesso andiamo in selezione. E poi clicchiamo su intervallo colori e qui vedete dobbiamo selezionare la parte più scura degli alberi, quindi selezioniamo, poi alziamo però la tolleranza, andiamo su, vedete qui praticamente stiamo selezionando la parte, diciamo così, più scura dell'immagine, vedete? Passiamo un po', ecco qua, premiamo ok, però invertiamo la selezione perché noi dobbiamo invece avere l'effetto contrario, cioè le parti più chiare. Quindi clicchiamo maiuscolo, CTRL più I, vedete, invertiamo la selezione. Ora a questa selezione applichiamo un filtro, filtro, sfocatura, controllo sfocatura e lo portiamo, vedete, piuttosto alto, un raggio di circa 10. Premiamo ok e poi cambiamo il metodo di fusione in schiarisci. Ora duplichiamo questo livello, lo portiamo qui per duplicarlo, e qui applichiamo invece un metodo di fusione scolora. E guardate come abbiamo intensificato, vedete, la parte più chiara. Adesso deselezioniamo. Ora creiamo un nuovo livello di regolazione, vedete, miscelatore canale. E dalle proprietà, vedete, applichiamo il metodo monocromatico. Ora applichiamo dentro la maschera, però clicchiamo dentro la maschera, applichiamo una sfumatura, poi prendiamo, guardate, dal nero al trasparente e però abbassiamo l'opacità al 70, 75%, eccolo qua. E poi guardate, partiamo dall'angolo qui sopra, andiamo verso il basso, vedete un po' di più, andiamo fino in fondo, ecco qua. Naturalmente più cliccate, più mettete in risalto la parte a colori. Ecco qua, vedete già qui abbiamo ottenuto l'effetto. Naturalmente poi possiamo addentrarci dentro alla nostra maschera anche con un pennello oppure per creare delle zone dove vogliamo noi di colore, di più colore o meno colore o più di bianco e nero. Però direi che questo, vedete, è l'effetto che si può ottenere. Naturalmente possiamo anche partire da qui dall'angolo sinistro. Naturalmente il colore viene qui sul viale, mentre il bianco e nero tra gli alberi e il cielo. Ora unifichiamo i nostri livelli con maiuscolo, CTRL, ALT, E. Vedete, abbiamo creato un nuovo livello raggruppando tutti gli altri. Poi prendiamo lo strumento taglierina, clicchiamo sullo strumento taglierina, premiamo il tasto maiuscolo e ALT, ci posizioniamo qui nell'angolo qui in basso e vedete, trascendiamo col tasto sinistro del mouse e allarghiamo la nostra selezione. Premiamo invio, poi premiamo il tasto CTRL e clicchiamo su nuovo livello, vedete, creiamo un nuovo livello al di sotto di quello selezionato. A questo punto riempiamo di bianco, riempi bianco, poi ritorniamo nell'immagine del livello sopra, premiamo il tasto CTRL per selezionarlo, poi andiamo in selezione, modifica, espandi, espandiamo di 8 pixel. A questo punto andiamo in modifica, traccia e scegliamo, vedete, un colore non proprio nero, ma guardate un grigio, vedete? E spessore 2 può andare bene, premiamo ok, deselezioniamo, ecco qua che abbiamo creato questa cornicina. Ora andiamo invece nel livello bianco sottostante, lo selezioniamo e qui facciamo la stessa cosa, modifica, traccia. E qui lasciamo il colore inalterato, facciamo interno, lasciamo interno e però aumentiamo, vedete, mettiamo, facciamo 15 pixel. Ecco qua. E deselezioniamo. Ed ecco la nostra immagine, con il nostro effetto, scusate, ecco qua, la nostra immagine con il nostro effetto di sfumatura. Ci vediamo al prossimo tutorial e continuate a seguirmi. Arrivederci.